Se in noi non c'è pace, non daremo pace. Se in noi non c'è ordine, non daremo ordine. E allora chiediamo questo oggi. Chiediamo di provare ad essere dei piccoli segni di pace. La pace chiede dei profeti, e i profeti sono persone umili. Ognuno di noi può diventare un profeta. Ognuno di noi può avere la possibilità, la profondità che serve a contribuire alla pace in questo universo dove ci sono troppi rumori di guerra. Abbiamo bisogno di piccoli profeti capaci di sognare, di riempire gli occhi e il cuore ancora di umanità, di bellezza, di umanità. Io credo che ognuno di noi non può rinunciare a due o tre cose, alla propria bellezza, alla propria umanità e alla propria dignità. E allora chiediamo a Dio di provarci ad essere dei segni di profezia in questo tempo. Un'amica che è venuta a uno dei convegni di Romena si chiama Valentina, è una suora e ostetrica. Lei vive a un ospedale di Gerusalemme Est. Lei fa partorire i bambini ebrei e i bambini arabi nello stesso ospedale. Non aveva il coraggio in questi giorni di dire molte cose, ma ci ha mandato questo piccolo messaggio. Domenica scorsa sono andata a messa dai cappuccini e c'erano persone amiche intorno. Salutarsi, chiedersi come stai, stringersi le mani, sorridersi, mi sembrava di una bellezza infinita. Dentro questa guerra, così pensavo che in questo mare di odio il semplice volersi bene,
il semplice aiutarsi diventa un oceano di pace. Piccole cose, un abbracciarsi, un guardarsi, una gentilezza di fronte all'odio è un oceano d'amore. E allora, durante questa canzone, che è una ninna nanna ucraina, pensando a tutti i bambini, pensando a tutti i bambini del mondo, quelli arabi, quelli ebrei, quelli russi, quelli ucraini, i bambini sono tutti uguali. Ascoltiamo questa ninna nanna. I genitori del gruppo Nain hanno raccolto a giro delle foglie, perché noi dicevamo stamani che pensiamo che la morte, dopo la morte c'è il nulla. In realtà d'estate le foglie sono verdi, ma se andate a giro ora fuori, quelle foglie che cadono non sono morte, sono oro. Avete visto, hanno il colore dell'oro. E durante questa ninna nanna saranno loro a portare questa foglia d'oro come segno di pace e porla davanti all'icona. Bye.